La pena finale non è congrua rispetto alla gravità del reato addebitato e alle conseguenze mortali e lesive che ne sono derivate. Con questa motivazione, il GUP del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto ha rigettato la richiesta di patteggiamento di Alfonso Cumella, 35enne accusato di omicidio stradale nell'inchiesta sulla morte del migrante eritreo Syed Anwar, 20 anni, travolto nella notte fra il 3 e il 4 settembre, dopo essere fuggito dal centro migranti di Villa Sicania a Siculiana. L'accordo raggiunto tra accusa e difesa era stato quantificato in 1 anno e 10 mesi di reclusione, una pena non congrua per il giudice che ha rigettato il patteggiamento, restituendo gli atti al sostituto procuratore Chiara Bisso. Accolta la richiesta avanzata dall'avvocato Leonardo Marino, in rappresentanza dello zio della vittima costituitosi parte civile, che si era opposto all'applicazione della pena, poiché svincolata da qualsivoglia parametro non solo di legittimità ma anche di ragionevolezza. All'imputato viene contestato di non aver tenuto una condotta di guida prudente con particolare riferimento alla velocità e di non essersi fermato all'alta di 3 poliziotti che stavano cercando di fermare il migrante. Questi ultimi, rimasti feriti, si sono costituiti parte civile con l'assistenza degli avvocati Davide Ciccarello e Graziella Vella. La difesa di Cumella, rappresentata dagli avvocati Luigi Troia e Giacomo La Russa, aveva inoltrato la richiesta di patteggiamento nel settembre scorso, invocando il riconoscimento dell'attenuante che prevede una considerevole diminuzione di pena e sostenendo come l'evento morte non possa affatto considerarsi quale esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione dell'imputato. Alla luce delle considerazioni del consulente tecnico del pubblico ministero sulla posizione del cadavere. Anche questa circostanza è stata contestata dalla parte civile, che ha invece sottolineato come questo aspetto rimane uno dei vuoti dell'indagine, che probabilmente solo l'istruttoria dibattimentale potrebbe far emergere.